amici, benvenuti o bentornati sul canale. Anche oggi prepariamo una ricetta per queste feste. Prepariamo una corona di pasta sfoglia ripiena, ma non vi dico altro, vi consiglio come sempre di non perdervi questo video. Oggi prepariamo insieme questa bellissima e golosissima corona di pasta sfoglia ripiena. Anche questo è un piatto per le feste, ma che potete preparare in ogni occasione. Gli ingredienti che ci occorrono sono 8 fette di salame ungherese, un rotolo di pasta sfoglia rotonda, un Philadelphia, 5 pomodorini, dei semi di sesamo e a piacimento delle olive verdi. Prendiamo una ciotola, la mettiamo al centro della nostra pasta sfoglia e intorno, lasciando un bordo di un paio di centimetri, andiamo a spalmare il Philadelphia bene su tutta la superficie. Ora con un tagliapizza andiamo a creare 8 spicchi nella parte centrale che andremo a ripiegare sul bordo esterno della sfoglia. In corrispondenza dei tagli che abbiamo creato al centro, vedete che ho messo una fetta di salame in mezzo tra due triangoli della pasta sfoglia centrale. Mettete le altre fette di salame intorno facendo nello stesso modo. Ecco il risultato. Ora andate a piegare il bordo esterno, come vedete fare nel video, e ripiegate su se stesso il triangolo di pasta sfoglia centrale, facendo attenzione a ripiegarlo bene sotto il bordo esterno, altrimenti durante la cottura la pasta sfoglia si alzerà. Ora piegate anche i bordi esterni per dare una forma circolare alla vostra corona. Sistemate bene il tutto e su ogni parte andiamo a disporre la metà di un pomodorino. Per dare un tocco di colore ho anche aggiunto un'oliva verde. Se volete potete aggiungere anche dei semini di sesamo. Mettiamo la nostra corona di sfoglia su una placca da carta forno, preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi e inforniamo a forno già caldo per 20 minuti circa. Ed ecco pronta la nostra magnifica corona di pasta sfoglia farcita. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!